In una gremita aula consiliare ha raccontato le emozioni, i fatti, gli eventi, le difficoltà, le sfumature di un inviato del TG1. È Pino Scaccia che ha relazionato nel ruolo dell'inviato nelle zone di guerra, evento organizzato dal gruppo di Primavera Floridiana sabato 15 giugno a Floridia. Alla presenza delle istituzioni, con il primo cittadino Orazio Scalorino, sono stati delineati i ruoli, le motivazioni, le competenze dell'inviato. C'è un mondo da raccontare, raccogliendo le verità, dice Pino Scaccia, i fatti dal vivo come testimone vero degli eventi. Lui che dice no alla targhetta di inviato di guerra, lui che racconta anche il coraggioso perché di affrontare luoghi pericolosi. Perché uno va nei posti difficili, nei posti a rischio, perché è il vero motivo per cui uno decide di fare il reporter, specie in posti dove per la gente comune, insomma, non è possibile andare, non solo per i rischi, anche per altri motivi, è chiaro che spetta al reporter raccontare, c'è tutto un mondo da raccontare. Io per esempio rifiuto l'etichetta di inviato di guerra. In realtà il mestiere dell'inviato è l'inviato è il tramite tra un evento e la gente a casa. Purtroppo per l'umanità, è una frase che ripeto spesso, troppo spesso l'evento sono le guerre. Ma un inviato va a raccontare lo tsunami, i disastri, va a raccontare anche storie, no? Storie di disagio, eccetera. Per cui questo è il vero stimolo, quello di conoscere della testimonianza. Io mi sento un privilegiato, pur avendo rischiato molte volte la vita, io mi sento un privilegiato per aver attraversato da testimone diretto la storia, davvero la storia, insomma, il momento stesso in cui accade. Molti i filmati che hanno documentato le sue interviste, i suoi reportage nei luoghi martoriati e provati da eventi diversi, ma lui interessa la gente, vive con loro, respira la stessa aria per percepire le sfumature ed essere vero testimone. Io sono molto attento alla gente, ricordo molto bene i luoghi, però mi interessa la gente, ci sono i grandi maestri, insomma, io sono di un'altra generazione, sono stato addestrato in un'altra maniera, della filosofia di Kapuscinski. Se io vado in Africa vivo da africano, per capire, io in Afghanistan sono stato un anno vivendo quasi tutto l'anno da afghano, abitando in una casa afghana, mangiando all'afghana. Certamente non è così semplice mangiare l'afghana, per capire, per riuscire a capire. In Afghanistan ho conosciuto, ho parlato lì c'è il problema della rivoluzione femminile, con donne col burka, donne senza burka, donne che sono sottolte, cioè per capire quello che avviene, la reale condizione, ma puoi capirlo soltanto attraverso, non la rappresentante del movimento femminista, che comunque già è oltre, no? È andata già oltre nella rivoluzione interna, insomma, nella riscossa. E vai a parlare con le donne vere, quelle che a casa possono togliersi il burka, per cui a casa si toglie il burka, la guardi negli occhi, la guardi in faccia e può raccontarti, e poi magari scopri altre cose, che il vero freno, la vera schiavitù è interna. Non è più imposta, ma in realtà è lei stessa per problemi culturali che si rifiuta di andare oltre.